Buongiorno, grazie di essere qui con me oggi. Benvenuti in un nuovo video di assaggio di novità vegane del supermercato. Non vedevo l'ora di fare questo video. È uno dei miei video preferiti da girare perché assaggio delle novità sfiziose, quindi io come al solito non vedo l'ora, sono una persona molto golosa. Prima, come al solito, però faccio una premessa fondamentale. Come non pensate che chi fa assaggi di novità del supermercato ed è onnivoro mangi sempre queste cose confezionate? Non pensatelo neanche per me. So che a volte c'è il pensiero che una dieta vegana sia fatta di alimenti processati o che una dieta vegana voglia dire anche sana, non è detto, cioè uno può mangiare solo alimenti processati, uno può mangiare solo frutta, legumi, verdure e cereali, altri invece possono fare un misto. Io sono una persona che fa un misto, quindi non mangio questi prodotti tutti i giorni, li mangio ogni tanto, ma ogni tanto li mangio con piacere. Seconda piccola cosa che voglio dirvi, io sono vegetariana, non vegana, ma io assaggio principalmente cose vegane in questi video per farvi capire che le cose vegane sono per tutti, non sono solo per vegani. Chiunque può avvicinarsi a questa alimentazione per smettere di mangiare carne, per mangiare meno carne, per avvicinarsi a nuovi sapori, insomma, ci possono essere mille motivi, però appunto anche se non siete vegetariani, non siete vegani, comunque provate questi prodotti perché magari smetterete di mangiare, che ne so, i nuggets di pollo perché i nuggets vegani sono identici, quindi perché fare del male al pollo inutilmente se c'è una cosa che è uguale e ha lo stesso sapore. E cominciamo subito con il video. Come al solito, ditemi se avete già provato queste cose, se avete altre cose che vorreste che provassi, se siete d'accordo con i miei voti, se li avete provati, e ditemi anche cosa proverete dopo che avete visto questo video. Partiamo da questa novità della Garden Gourmet. Ora, a me sembra strano che la Garden Gourmet non avesse dei bocconcini di soia, dei nuggets di soia. Comunque, non ce li aveva, ho visto appunto che erano una novità. C'è scritto vegetariano, ma controllando gli ingredienti ho visto che è vegano. A volte capita perché si vede che la parola vegano in generale per aprirsi a un nuovo pubblico è troppo forte, non saprei. C'è scritto vegetariano, ma in realtà appunto controllando gli ingredienti più volte mi sono autoconfermata che è vegano, quindi andiamoli a provare subito. Erano nel reparto congelatore e sono molto curiosa perché per me i nuggets sono sempre proprio una cosa buonissima. Poi sono 9 in tutto, andiamo a vedere quanto devono essere cotti. 10-12 minuti in forno. L'odore è veramente pazzesco, cioè sono proprio di pollo al 100%, quindi sono estremamente curiosa. Sanno proprio di... Avete presente quei nuggets tipo a forma di dinosauri? Quelli proprio che mangiavamo da piccolini. Sono belli croccanti e sembrano anche un po' meno unti di altri. Mi piacciono tantissimo, sanno molto di panatura, si sente tantissimo tantissimo il sapore della panatura, diciamo così, sono un prodotto buono. Dire che mi ricordano il pollo no, cioè non sento il sapore del pollo che sento invece in altri nuggets. Ma ci somigliano. Fuoco buoni. Sono leggermente dolcini, non sono i migliori 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 che abbia mai assaggiato, ma sono molto buoni. 8 e mezzo. Sì, 8, adesso. Dai, 8 e mezzo, sì. 8 e mezzo sapore, 8 somiglianza, cioè non è che siano così somiglianti, però sono molto buoni. Buoni. Quindi, essendo una novità e so che c'è scritto vegetariano ma in realtà vegano, ve li consiglio. Io tutti i nuggets di questo mondo li proverei perché a me appunto piacciono tanto. Cioè, ogni tanto se mi devo prendere uno sfizio, tendo a prendere i nuggets. Quindi per me promossi. Bravi. Andiamo ora a provare questo prodotto per cui sono molto carica, molto emozionata perché a me questo brand piace molto. Non so se ve lo ricordiate, ma abbiamo provato di loro la stracciatella, la mozzarella e adesso sono usciti con questa ricotta. Questa è proprio una novità, ipernovità perché è uscita lunedì 28 e il brand me l'ha gentilmente inviata perché secondo me gli avevo scritto dove potevo trovare i loro prodotti perché non li trovavo, insomma, e mi avevano invitato anche a un loro evento in cui presentavano, non mi ricordo, la mozzarella, ma ovviamente non cambierà nulla la mia recensione, però sono molto contenta che me l'abbiano inviato così sono sicura di averli trovati perché questi si trovano solo all'Esselunga e l'Esselunga di Reggio è un po' poco fornita. Andiamo a vedere dentro com'è e l'andremo ad assaggiare proprio così, semplicemente sul pane perché purtroppo non ho i pomodorini, non è più stagione. Allora, l'odore è sia di ricotta sia di mandorla, si sente comunque la mandorla. Perché non ve l'ho detto, questi prodotti sono a base di mandorla. Gli ingredienti sono semplicissimi ed è questo uno dei tipici formaggi vegetali che sono proprio anche sani, cioè è frutta secca, non c'è nessun ingrediente strano, nessun olio di cocco in grandi quantità, anzi non c'è proprio l'olio di cocco. E tra l'altro sono anche della mia zona perché sono di Parma. Quindi ingredienti: preparato di mandorla, acqua, mandorle, anacardi, fibre vegetali, sale, aroma naturale, fermenti lattici vegetali, stabilizzante agar agar. Punto.
Proviamo, sono molto contenta, anche perché in commercio nei supermercati c'erano solo le ricotte di soia, non quella a base di mandorla, nei supermercati grandi, mettiamola così. Faccio vedere la consistenza, allora è un pochino più densa della ricotta classica, forse. Ad assaggiare. Molto buona. Dall'odore avevo paura sapesse troppo di mandorla, però assaggiandola uno è freschissimo. Ovviamente vabbè, è stato in frigo, va bene, però a me piace molto la ricotta, dà proprio quella sensazione di freschezza della ricotta. Rosico che non la posso assaggiare con i pomodorini, perché ricotta e pomodorini è una roba per me buonissima. Per me non sa tanto di mandorle. Beh, un po' sa di mandorle, cioè per me non così tanto, per dire, alla fine adesso stiamo assaggiando veramente solo ricotta. Già se la metti in mezzo secondo me perde tantissimo il sapore di mandorle. Se comunque a me la ricotta di mandorle piace molto, secondo me è proprio buonissima. Io le do 9,5, perché allora un pochino si sente la mandorla, ma è normale, però è veramente buonissimissimissima, super fresca. Sapore 7,5, che a me non fa impazzire la mandorla. Se deve surrogare la ricotta 7,5, comunque molto buono. Forse per ora è il loro prodotto anche che mi piace di più, tra mozzarella, stracciatella e ricotta. Per me forse è il loro prodotto migliore. Ah, sono molto contenta. Sono troppo contenta e ditemi se la proverete, questa ve la consiglio veramente tanto. Se volete anche cominciare appunto con i formaggi vegetali eccetera, io comincerei proprio da questi, che sono comunque oggettivamente molto buoni. Perdonate se in questo video ci sarà una luce orrenda, ma viene buio prestissimo. Comunque, ho preso due cose che di solito non vedete in questi video, perché di solito vedete prodotti tipo finta carne, formaggi eccetera eccetera. Però allora, ho controllato, dovrebbero essere vegani, non ci dovrebbe essere latte. Adesso ci guardo perché aiuto. No! Ragazzi, ho fatto un fail. Allora, questi sono effettivamente vegani e questi invece sono vegetariani, c'è il siero di latte. Ormai li ho presi, quindi li andrò ad assaggiare nel video, però sappiate che non ci ho guardato prima, se no non li avrei comprati, scusate. Non è il mio solito assaggio, però visto che erano entrambe delle novità, ho voluto provarli. Insomma, ditemi se vorreste anche un po' più snack da vedere ogni tanto. Questi comunque mi ispirano un casino. Mi dispiace davvero per la luce orribile, c'ho anche le ombre, c'è veramente buissimo, però gli altri assaggi proverò a farli con una luce migliore. Ho relativamente fretta di girare questo video, ho solo 2 giorni per fare tutti gli assaggi, quindi devo approfittare di ogni momento e non solo quando c'è luce. Comunque assaggiamo prima queste sfoglie crispy, gusto pepe e lime. Sono fatte così. Sembrano patatine. Molto salate, avrei spinto un po' di più il lime, cioè l'acidino, il pepe si sente. Insomma. Ma sono come vedete, giusto? Perfette. Mi piacciono veramente tanto, poi pepe lime, pepe rose lime, queste cose qui, mamma mia, questi abbinamenti mi fanno impazzire. Cioè non sono un 10, però un 9 sì, sono molto molto buoni. 9? Sì, anche per anche me. Per me. 9. Assaggiamo invece questo al pesto, sottolineando il fatto che non sono vegani ma sono vegetariani perché hanno il siero del latte. Dà l'odore pazzesco di pesto, sono leggermente più piccoline, però sono molto simili come aspetto. Sanno un botto di pesto, ci esplode proprio il sapore del pesto. Non so come abbiamo fatto, perché non hanno sopra una creamy, niente. Se vi piace tanto il sapore del pesto, anche questo 9. Ora smetti di scranocchiare. Come? Per me è 7,5. Per te è 7,5? 7,5, mi fa impazzire. Perché è un po' chimico il sapore. Allora, il pesto è un po' dolce. Sì. Per me, se vi piace il pesto, è molto buono. A me il pesto fa sì, mi piace, ma non è la mia cosa preferita al mondo. Quindi gli do 8, ma sì, anch'io 7,5. Sono molto più sfiziose e secondo me stancano molto di meno quelle pepe lime. Queste tendono un pochino a stancare. Forse capisco perché le hanno fatte tipo così. Ho visto che c'era anche il gusto barbecue. A me il gusto barbecue non piace, quindi non le ho prese proprio per principio, perché sapevo che le avrei bocciate. Queste buonissime, cioè se vi capita, se volete uno sfizietto eccetera, avete voglia tipo di patatine ma non volete proprio prendere le patatine, oppure per uno snack, un aperitivo a casa, così per variare dalle patatine, per poterci prendere qualcosa insieme a questi, buone. Queste, ma poi con il fatto che sono confezionate così, secondo me è come merenda, cioè tipo a pensarle come merenda a lavoro, a scuola eccetera, sono un po' stomacanti dopo un po', hanno un gusto troppo forte, però il sapore di pesto è impressionante. Ditemi se appunto vi piace questa cosa di provare anche cosine così, snack sfiziosi, che siano vegani, perché onestamente non è un reparto al supermercato che considero, cioè io proprio ci passo oltre, perché sennò se ci vai in mezzo ti viene fame, prendi le solite cosine, io quindi non ci guardo neanche e non
noto quindi se ci sono delle novità, però ditemi se vi piacerebbe. Sapete che ogni tanto faccio questi video assaggi, se sapete che ci sono delle novità riguardo agli snack che siano vegane, ditemi che le proviamo insieme. Insomma, secondo me è carino, sono soddisfatta. Ho trovato questo nuovo affettato che c'è scritto nuova ricetta, ma onestamente non avevo mai visto questo affettato al gusto cotto arrosto. Fette vegetali gusto cotto arrosto della Liveg. Sono molto curiosa, di solito questi affettati non mi dispiacciono. Allora vi devo dire che l'aspetto a me sembra uguale, quindi apriamole e facciamo anche il test dell'odore. Ripeto, perdonate la luce, però questo è il prodotto. L'odore è, io ve lo giuro, impressionante, identico. Ho deciso di aprirlo in un giorno così perché in realtà ho pochi giorni per fare questo video assaggio, ma ci tengo tanto a farlo, altrimenti dovrei condensare tutte queste cose in due giorni e non mi va. Quindi stasera, visto che vado a mangiare con i miei parenti e tipo mio zio porta la focaccia, volevo portarmi questo da mangiarmi con la focaccia, no? Adesso chiamo anche mio marito per confermarmi e poi l'assaggiamo con lui. Beh, l'odore è impressionante. No! È soprattutto impressionante, l'odore sì, ricorda un po', addirittura impressionante, no? Che strana consistenza, vai. Beh. No, diverse sfaccettature. Il sapore ricorda abbastanza effettivamente l'arrosto. Dopo un po' che lo mangi parte una consistenza un po' granulosa che insomma si capisce. Davvero? Sì. E poi sì, ricorda l'arrosto, è abbastanza buono. Poi non è che mi faccia impazzire come sapore, onestamente, però... Allora, difetto è un po' secco. Cioè la consistenza non sì, lo trovo granulosa, però è un po' secca. Come tipo, sapete l'arrosto un po' asciutto? La consistenza è quella. Il gusto secondo me c'è molto, è uno di quelli più simili che abbia mai provato. È molto leggero, nel senso è molto simile, ma anche poteva essere accentuato molto di più. Ora io non lo assaggio da un sacco il prosciutto cotto, quindi veramente non ne ho idea. No, allora, però secondo me il sapore c'è. No, non assomiglia troppo al prosciutto cotto, assomiglia di più al... No, è tipo cotto arrosto, sì. Non... Sì, sai quel prosciutto cotto arrosto? Sì, alle fette di tacchino, quelle tipo di... eh, comunque si assomiglia un pochino, avrei spinto un pochino più il sapore. Cioè un panino con questi pomodori secondo me ci sta da portarsi in giro così. Cioè se vi trovate tanti affettati vegetali così, io gli do 8 e mezzo. 7 e mezzo. Sì, 8 per somiglianza, sapore 7, contando che i salumi vegetali siamo ancora un pochino indietro. Per me 8 e mezzo. Ciao amore. Sono davvero contenta. Bene. Sì, qui c'è tipo immagine del punto cotto arrosto col panino così. Cioè, secondo me fatti col panino così ci sta un sacco. Fatemi sapere se la proverete o fatemi sapere se l'avete già provato. Promosso. Questi sono un nuovo prodotto dell'Unconventional. Non sono nuovissimo, nel senso che non è la prima volta che li vedo, ma comunque non li avevo mai provati. L'Unconventional è una marca, per me, una delle marche migliori in assoluto per i sostituti vegetali. I loro hamburger vegetali, quelli finta carne, sono incredibili, e anche la salsiccia mi piace molto, tipo bocconcini di pesce. Non sono i primi che assaggiamo, non mi ricordo gli altri. Mi ricordo che secondo me quelli che mi erano piaciuti di più per ora erano quelli della Findus, filetti di finto merluzzo, insomma queste cose qui. In realtà comunque io volevo prendere un altro prodotto, l'Unconventional, che è uscito, che sono le ribs costine, che ho visto da delle storie di una ragazza che fa ricette vegane, ma ho girato letteralmente tutti i supermercati, non li ho trovati, quindi ho trovato questi. E tra l'altro di nuovo dell'Unconventional ci sono anche i falafel, quindi ditemi se vorreste l'assaggio anche di quelli. C'è una luce fortissima, non ci sono neanche più abituata dopo tutto questo grigiore. Dentro sono fatti così, tipo stile nuggets di pollo. L'odore è veramente fortissimo, senti un po' l'odore? Ha fatto tipo la faccia, sento la sapidità del mare. Li mettiamo subito in forno e li assaggiamo. Mi piace molto che il pack sia così, un po' stile secondo me fish and chips, però dentro sono in questa busta di plastica. Però non c'è scritto che sono senza glutine, no, c'è la farina di grano, quindi solo col glutine. Forno 6 minuti a 180 gradi, proprio poco, e invece in padella 4 minuti per lato, quindi ci si mette meno in forno. Mamma mia. Allora, i nuggets sono 9 in tutto, è appena uscito dal forno, quindi è bollente. Dentro un po' gommoso in realtà. Devono un attimo raffreddarsi, quindi per ora vi dico. Ci assomigliano, non sono i migliori che ho mai provato, però li ricordano. Non mi ricordano un pesce specifico. Mi ricordano proprio questi bocconcini di pesce, i soliti, no? Fish and chips. Dici che vuoi... Sì. Non sono il mio prodotto preferito in generale, perché questo non è un prodotto che mi manca. Cioè il pesce così non l'ho mai in realtà mangiato tanto, quindi non è un prodotto che mi manca. Quindi gli do 7. Promosso. Il sapore di pesce non è esplosivo. Non ricordano più che altro un pesce in particolare. Quindi buoni, non mi sconvolgono. Per me...
No, sono buone. Ma no, 8 e mezzo. Per lui 8 e mezzo. Si vede che ti piace più il prodotto. Il sapore di pesce non lo senti perché sono bollenti, però comunque si sente che è abbastanza replicato. Per me rimane un 7 comunque. Non perché non sia un prodotto buono, ma perché non è proprio il mio prodotto in generale. Però non sono male. Nuovo assaggio e partiamo con gli assaggi dolci. Questa volta ne provo uno a colazione e vi dico già, questo non so se sia una novità, nel senso che io non l'ho mai visto e comunque sapete che qui mi piace sempre assaggiare anche cose nuove che non ho mai visto al supermercato, ma magari non le ho viste io perché un certo reparto non lo frequento, eccetera eccetera. Non so se è semplicemente un prodotto che non vendono nel mio supermercato, cioè nel supermercato che frequento, ditemi nei commenti. Comunque ho trovato questo yogurt Alpro alla apple pie flavor, gusto torta di mela. Avevamo assaggiato quella alla stracciatella e quella al caramello salato, mi sembra. E sono quegli yogurtini un pochino più sfiziosi, gusto dessert, insomma. Andiamo ad assaggiare. L'odore è assolutamente neutro, cioè non sento quasi nulla. Sa di mele, cannella e vaniglia, mettiamola così. La cosa principale della torta di mele è anche la consistenza, no? Quindi questo ovviamente il yogurt non può avere quella consistenza. Ci sono dei pezzettini di mela dentro e quindi danno un pochino sapore. Allora, sono indecisa su che voto dargli perché come yogurt in sé per sé è molto molto buono. Non so se sono io che mi sono abituata agli yogurt vegetali, però io non lo distinguerei onestamente da uno yogurt classico. Forse lo yogurt, intendo vaccino, è un pochino più acido e a base di soia, quindi non direi assolutamente che è uno yogurt a base di soia, cioè comunque lo yogurt di soia ha un gusto ben deciso, questo non ce l'ha onestamente. D'altra parte non ha tutto questo gusto forte di cannella e di mela, cioè anche con la cannella potevano spingere di più banalmente, magari potevano mettere, non lo so, qualche crumble di, non so, biscotto, qualcosa di croccante, perché sul sapore torta di mele invece secondo me non ci siamo particolarmente. Se lo leggi e dici sentiamo un po', lo senti, ma se tu lo assaggi così io non ti direi mai ah, sa di torta di mela. Personale opinione, poi magari non è vero. Secondo me per chi è adatto questo prodotto, perfetto per chi vuole fare lo switch fra yogurt vaccino e yogurt vegetale, magari volete ridurre un pochino i latticini, volete provare nuovi prodotti eccetera eccetera. Questo è un buonissimo prodotto perché ha un sapore molto buono, non sa di soia, io mi sono abituata al suo sapore ma può essere molto difficile all'inizio. Se invece state cercando degli yogurtini un pochino più sfiziosi, alcuni di questa linea tipo quello alla stracciatella sono molto meglio. Lo provo un attimo anche con i fiocchi di farro per vedere la differenza. C'è un leggero gusto, arriva però non così forte, non così preciso. Io do questo prodotto un 6 e mezzo. Ripeto, è molto buono lo yogurt, molto buono, ma non sa di apple pie, quindi non ve lo boccio. Sapete che io do un voto basso perché non sa particolarmente di apple pie. Il sapore me l'aspettavo molto più intenso, mi aspettavo magari, visto, non so, questa immagine dell'apple pie, crumble, qualcosa, no? Quindi 6 e mezzo, però consigliato per l'utilizzo che vi ho detto. Andiamo ad assaggiare adesso due dolci. Mi piace sempre prendere delle cose anche dolci per i video. Ho trovato questi due tipi di barrette diverse. Il primo è della Gran Cereale al caffè, cioccolato e nocciole. C'è scritto novità. Secondo me sono usciti, quando sono usciti, sapete, anche quei biscotti che avevamo provato, quelli alla mandorla salata e quelli caffè e cioccolato, te li ricordi? Erano quest'estate. Proviamoli. Ho controllato gli ingredienti e sono vegani, ma siccome la Gran Cereale come linea dovrebbe essere diventata completamente vegana, tra l'altro le barrette così mi ispirano un sacco, quindi abbiamo queste. E poi sempre dalle barrette ho trovato questi, anche su questo c'è scritto novità, e sono delle barrette della misura ai semi mandorle, mirtilli rossi e lamponi. Allora, sono della linea protein. Io queste cose, questa moda non mi piace particolarmente, nel senso che è proprio marketing puro. Comunque noi valuteremo il sapore, non mi interessa del protein. Se vi interessano anche delle proteine in più e cose varie, sapete che ci sono anche questi. State attenti perché il corrispondente al cioccolato e nocciole, mi sembra una cosa del genere, ha il grasso anidro del latte. Lo giuro, io lì, ma che caspita è? Però insomma non sono vegani, invece questo è controllato e sono vegani. Senza glutine questi? No. Quello potrebbe contenere glutine, questo è proprio, c'è scritto senza glutine. Allora io vado ovviamente prima ad assaggiare questi con i lamponi perché cioccolato e nocciole è il mio preferito. So che anche tu non vedi l'ora di assaggiare quello. L'aspetto è molto bello, pieno di semini.
è bello morbido. Sono uguali. Andiamo ad assaggiare. Mi piace il fatto che sia pienissimo di semini. Ha una buona consistenza, perché questi comunque sono molto chewy, molto gommosi tipo. Quindi se sono molto gommosi non hanno una gran consistenza. Invece questa è proprio la consistenza dei semi, molto buoni. Sono semi di zucca, semi di girasole. Vedo questi, ma sicuramente ce ne sono anche altri. Non mi fa impazzire il sapore dei mirtilli rossi, però quello è un problema, cioè nel senso non è il mio gusto preferito. Fresco, buona consistenza. Non sono solita fare assaggi di queste cose, quindi non so bene che voto dare, però è molto buono, quindi assaggio prima questo e poi faccio le mie conclusioni. Questo invece è della Gran Cereale. L'odore è tantissimo di caffè, non è detto che si senta col gusto, ma l'odore di caffè è fortissimo. Questo è molto più grande, è fortissimo. Assaggiamo e poi vi do il mio voto finale. Ha questo strato di cioccolato sotto, sa un sacco di caffè molto tostato, il caffè è forte. Più che altro ti si spigiona l'aroma del caffè. Allora, anche qui la consistenza è molto buona. È gommoso, ma comunque ha qualcosina di croccante all'interno. Ha un po' di cereali vari. Buono. Il gusto di caffè per me è molto, molto, molto forte. Nel senso, molto tostato. È quasi troppo tostato. È molto forte questo caffè, no? No, io non lo sento così tanto forte. Per me quello caffè, cioccolato e nocciole, ovviamente, supera quello della misura con semi e mandorle, ma per il gusto. Però io darei a uno 7,5 e l'altro 8, nel senso che quello della misura come consistenza era veramente interessante, era veramente buono. Mi dispiace tantissimo di non poter provare quello cioccolato e nocciole, perché secondo me sarebbe stato buonissimo. Quindi in generale come barretta in sé per sé trovo un po' migliore quella della misura, però come gusto quella della Gran Cereale do tutte e due 7,5. Gran Cereale perché ha un buon gusto e misura perché è una... mi è piaciuto molto come è fatta la barretta, mi ha sorpreso, diciamo così. Poi io non le mangio così tanto, quindi probabilmente non sono esperta e molte barrette sono fatte così, però vi dico, era interessante. Quindi entrambi 7,5 per due motivi diversi. Tu? Quella della misura 8, invece quella del caffè 7,5. Perché non ti è piaciuto quella del caffè? No, mi è piaciuto, però a parte che si sente un po' troppo l'avena. Poteva essere di più. Però pace. No, è molto buono, però... Buono. L'altro invece non me l'aspettavo fosse così buono, più che altro non è stucchevole. Lo mordi, senti proprio il sapore del... Dei semi, del mirtillo. No, il mirtillo rosso, sì. Il mirtillo rosso. Diciamo che questo avevamo delle alte aspettative, che sono state, non dico deluse, però poteva avere più potenziale ed è per questo che lui gli ha dato addirittura meno. Invece questo avevamo pochissime aspettative e ci ha sorpreso particolarmente, quindi è per questo che abbiamo dato questi voti. Cavolo, vi giuro, queste ve le consiglio, se vi piacciono anche i mirtilli rossi eccetera eccetera, ve le consiglio tanto, sono veramente buone e anche senza glutine appunto. Invece queste dice che può contenere glutine, quindi vedete voi, ecco. E con questi due assaggi si conclude anche il video di oggi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ditemi come al solito cosa proverete e se avete già provato. Ditemi le vostre opinioni e ditemi se vi ho convinto a provare qualcosa. La ricotta dovete provarla. Quello ditemi, vi prego, che vi ho convinto, perché ci tengo tantissimo, perché è veramente valida. Magari se prima compravate le ricottine normali, adesso comprerete le ricottine di mandorle. Chi lo sa. Io vi mando un bacione. Grazie di essere stati fin qui con me oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!